Ragazzi, buongiorno. Stamani ci siamo risvegliati ancora in questa piazzola insieme a Francesco e Moira di Italia Overland and Family. Spero che l'ultimo video sulla loro camperizzazione vi sia piaciuto. Vi lascio il link qua sopra se ve lo siete perso, perché è una camperizzazione piuttosto interessante secondo me. Prima comunque di lasciare questo posto, vi voglio portare a vedere il panorama, perché noi eravamo, come vedete là, in questa piazzola e siamo riparati da questa duna, perché comunque, ragazzi, in Portogallo quando uno comincia ad addentrarsi così sulla costa e va un po', diciamo, a scovare dei posticini in mezzo alla natura, sei veramente in mezzo alla sabbia. Guardate, io sto camminando qui, fra l'altro si va proprio su. Si poteva arrivare anche in questa piazzola qua, completamente sulla sabbia con vista oceano, però ovviamente, ragazzi, qua ci batte un po' il vento, No, noi siamo molto riparati là dietro, ma guardate che spettacolo. Poi, ragazzi, si parla di chilometri, chilometri e chilometri di spiaggia incontaminata. Siamo a San Pedro Mohel, proprio qualche chilometro più a sud rispetto a dove ci siamo lasciati con Francesco e Moira. E ragazzi, è veramente uno spettacolo qua, Questa costa portoghese è veramente molto molto bella. Panorama, ragazzi, niente male, lungo questa costa. Peccato per il tempo. Però un pochino di sole adesso, dai. Sì. Un po' a sprazzo. La temperatura non si sta neanche così malissimo. Di notte fa freschello, Noi ancora il riscaldamento non l'abbiamo spento. Adesso continuiamo lungo questa costa che ci porterà fino al mitico punto del faro di Nazaré. Ragazzi, siamo arrivati sulla spiaggia più famosa di Nazaré. Là in lontananza si vede il faro, più tardi vi porteremo anche al faro. Ovviamente arrivati qua, guardate che mezzettino parcheggiato lì, è un bel man camion, ovviamente sono tedeschi, e dietro c'è anche uno Sprinter 4x4, fra l'altro tanta stima, e il ragazzo dello Sprinter 4x4 è con la sedia a rotelle, hanno tutto il meccanismo per tirare sulla sedia a rotelle e tutto quanto. Ale, è troppo grosso? Non so, vedendo l'Ulimo mi sembrava un pochino più compatto. Questo è già un bel mezzo, Bello, sicuramente. Ci vuole la scala per Django qui, più compattino.
È un bel mezzo, sì, che ragazzi, qui roba tedesca, si parla comunque di un mezzo che non andrà sicuramente sotto i 250.000 euro. A parte, ragazzi, che non so se notate questa piccola foschia, ma non è foschia, questo è salmastro, dalle onde che ci sono. Cavolo, sono onde veramente grandi, perché probabilmente la conformazione del sottosuolo dell'oceano qua, in questa zona, fa provocare queste onde. Ma in questo momento non c'è un filo di vento, ve lo posso assicurare, e guardate qua che onde. Oggi facciamo ravioli ricotta e spinaci con panna e prosciutto cotto. I pisellini ce li vuoi? Un piatto tipico dei surfisti. Sì. Adesso vi portiamo al faro di Nazaré e poi dovremmo trovare nel pomeriggio, forse l'ho trovato su Pub Fortnite, un posto un po' riparato per la notte, perché sembrerebbe che stanotte dia vento a 80 km orari. Ragazzi, il vento del Portogallo prima o poi c'era da prenderlo, quindi vedremo un po' se troviamo un po' di riparo. Ragazzi, siamo dentro il museo, proprio in cima dove c'è il faro di Nazaré, dove sono esposte tutte le più famose tavole dei surfisti che hanno affrontato queste pareti, palazzi di onde. Ah, qui ti spiega perché appunto ci sono tutte queste onde, questo vento, vedete la profondità. Avete visto? Da questo filmato si capisce proprio chiaramente questo canale che si trova sotto il mare e va a formare queste onde. Guardate che spettacolo, c'è anche un prototipo di moto d'acqua. Ragazzi, qui ci sarà pure il motore, ma andare anche in acqua con un affare del genere qui fuori è tanta roba, eh? Questa, ragazzi, è Guinness World Record del 2017. 24,38 metri di onda ha cavalcato. Infatti in cima è anche spezzata. Ovviamente siamo arrivati noi, piove. Totalmente immersi nel salmastro. Sì.
Come avete visto, ragazzi, sono veramente dei muri, sono delle onde grandissime, grandissime, e probabilmente oggi non è neanche la miglior situazione, perché andatevi a vedere qualche foto di queste gare di surf, perché veramente questo qui è un posto storico per questo sport. Ragazzi, questa visita sul faro di Nazaré con il museo del surf a me è piaciuta veramente tanto. Sicuramente è un posto che, venendo in Portogallo, non ve lo potete assolutamente perdere. Allora, stanotte avremo anche la spiaggia privata. Sì, faremo un bel bagno di mezzanotte. Abbiamo la caletta privata. Siamo venuti qua perché c'è un motivo ben preciso. Stanotte mettono allerta vento con picchi fino a 80 km orari da quella direzione là. Quindi noi ci siamo posizionati proprio riparati da dietro la collina, in modo da essere, diciamo, tranquilli per quanto riguarda la notte. Non c'era nessuno perché c'è un bel buco lì per venire giù. E quindi ci stiamo, dovremmo essere soli, o quantomeno spero almeno il meglio posto, più riparato di tutti dal vento, l'abbiamo preso noi perché siamo arrivati abbastanza presto. E come già avete visto, ragazzi, dai video in Irlanda, un po' il nostro cruccio è il vento, e d'altronde quando c'è veramente tanto vento così a 80 km orari bisogna cercare di stare più riparati possibili, perché se no non si può vivere il veicolo, dobbiamo tenere tutto chiuso, anche se penso che comunque stanotte dormiremo con il tetto chiuso per essere più tranquilli. Boh, comunque vedremo al momento. Mi piace, la mia faccia la mattina così, che musino. Ragazzi, buongiorno. Siamo svegliati in questa bellissima baia, completamente riparati dal vento, perché vi posso assicurare che lassù sta tirando un vento pauroso, e stanotte abbiamo dormito con il tetto chiuso. Infatti coglievo l'occasione per farvi vedere la nostra postazione. Buongiorno. Con Django, che era pronto giù davanti, ha passato la sua notte e noi l'abbiamo passata qua giù. Siccome questo letto non lo montiamo spesso, perché ovviamente dormiamo sopra, però per farvi vedere che comunque anche qua un po' di spazio c'è, dai, non è male. Visto, ragazzi, operazione veramente molto semplice. Ora l'ho fatta con il portellone aperto, però volendo, con un po' più di fatica, si fa anche senza uscire se eventualmente piovesse. Allora, veniamo via da questo posto dove eravamo a dormire ieri. Era segnato sul Park Fortnite e diceva che era un po' difficoltoso, soprattutto, diciamo, per i van. Stiamo facendo il periplo di questa piccola penisola che si chiama, la cittadina si chiama Peniche, e adesso siamo arrivati al suo faro. È veramente molto piccola, ci saranno 7-8 km tutto il giro. Ragazzi, riattivo il ventometro, cioè rendetevi conto quanto vento c'è, è veramente incredibile. Guarda, c'è quella bambina lì che la sta portando via il vento. Siamo a Cabo Carboeiro, che è la punta appunto estrema qua della penisola di Peniche. Mi sto bagnando, ragazzi, dall'acqua del mare che si solleva. Mi posso immaginare, se oggi fossimo andati a Nazaré, che cavalloni di onde che ci sarebbero stati. Però credo che sarebbe stato più difficoltoso stare su una spiaggia come abbiamo fatto noi. Così.
si fatica veramente a stare in piedi, se apri lo sportello te lo porta via. Siamo arrivati in questo luogo completamente fuori luogo, perché ragazzi siamo nel centro del Portogallo e un Eden Park con tutte queste cose che andremo a vedere adesso, vi assicuro è fuori luogo. Un po' di vento c'è sempre anche qua, e guardate qualche lavoro. Siamo entrati e c'erano due opzioni, potevi prendere o il treno, il biglietto costa 10 euro, oppure a piedi. Inizialmente volevamo farla a piedi, anche se comunque non so se vi ricordate l'amore che ha l'Alessia per i treni, quindi inevitabilmente abbiamo poi preso il treno, ma più che altro ragazzi perché pensate che questo parco è talmente grosso che il treno ci mette oltre mezz'ora a fare tutto il giro e a piedi ci vogliono oltre 3 ore. Siamo scesi dalla prima tappa all'interno del parco, dove ci sono, ragazzi ci viene da ridere perché è veramente incredibile, guardate che statue. Parere, capito? Perché stavo cercando un parere dalla parte femminile della situazione qua. Beh, come diceva la Lolly Planet, in effetti è veramente fuori luogo questo parco, però è bellissimo, è veramente bello, ti trasporta per un attimo da un'altra parte, in un altro contesto. Ale, ora che siamo nel centro del parco, hai trovato la pace? Non ancora. No, perché noi stavamo girando il parco, gira, 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 perché stavamo cercando la pace. Ho trovato vento però. Sì, dai, diciamo che questo scappare dal vento ci ha portato in questo parco che comunque, dai, ci passi un paio d'ore molto piacevoli. Digerendo il pranzetto che ci siamo sparati in un ristorantino tipico portoghese dove c'era una grigliata, ragazzi, niente male, alla modica cifra di 15 euro a persona. Meno. Ah sì, 27 euro in due, giusto. E consiglio, se venite in Portogallo, prendete le cose grigliate. Sì, sono bravi a grigliare, sì. Tanta roba. Siamo arrivati, ragazzi, un'altra volta sulla costa. Il vento è sempre molto forte oggi, però un po' meno di stamani. E lo spettacolo è spettacolo. Volete fare surf? Sicuramente qua il posto è adatto. Però dovete essere anche abbastanza esperti, ragazzi, ve lo dico, perché c'è delle onde che portano via. Ma ci siamo fermati in questo parco perché c'è molto vento e qui dovremmo essere un pochino più riparati. E poi perché era molto carino, infatti c'è anche uno spazio per poter fare esercizi, ginnastica. Che dopo la bellissima buffata di oggi a pranzo ci sta. E io ho deciso che mi butterò in questi 20 minuti di ciclette. Invece Michele è con Django a lavorare al computer. Hai fatto esercizi? No, vado adesso, ve l'ho detto. Ah. Sì, dopo la mangiata Michele non li vuole fare, di solito li vuole sempre fare, adesso che abbiamo trovato uno spazio attrezzato. Non se la sente. È troppo attrezzato per me. Io li faccio dopo quando viene il buio. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old side.